da te. Adesso la storia di una ragazza che veramente ha uno straordinario coraggio, che è apprezzato da tutti e molto apprezzato da chi le sta intorno. Si è scatenata davvero una gara di solidarietà per aiutarla, no? Questa ragazza ha dovuto fare tante operazioni per una malattia che hanno pochissime persone. 200 persone al mondo. Bravissimo, solo 200 al mondo. Lei Stefano è... Buttafuoco, poi l'avremo qui in Serena. Serena è forte. Serena è l'equilibrio della nostra famiglia, perché lei ci dà delle lezioni giorno per giorno, perché ha una forza incredibile, una ragazza straordinaria, e dico qua sono orgoglioso di avere una figlia come lei. Devo essere assistita 24 ore al giorno, porto adesso questo tubicino per alcuni mesi in vista del prossimo intervento, ma comunque mi dà molti problemi. Ho problemi agli arti, non guido già da anni. Io la chiamo la leonessa di casa. Serena Grigioni, 32 anni, medico specializzato di San Gemini. Ormai da 9 anni combatte contro quella che viene definita neuropatia delle piccole fibre autonomiche. Una malattia rara e difficile da diagnosticare, che attacca e danneggia le fibre nervose degli organi e degli arti. Per alcuni anni mi sono anche sentita dire che dovevo andare dallo psichiatra. Era un buio, vedevamo buio da tutte le parti. Perché non riuscivano a capire l'origine di questi problemi. Vedere un figlio che soffre e non poter fare nulla è bruttissima. Non ci rendevamo conto di quello che ci stava succedendo intorno. L'unica cosa che ci rendevamo conto è che dovevamo stare vicino a lei. A gennaio subirà il quarto intervento all'intestino, un'operazione delicata che Serena affronta come sempre con forza d'animo e determinazione. Non vedo l'ora che arrivi quel momento per sistemare, speriamo, un po' la situazione a livello intestinale. E spero di riuscire al più presto a mangiare una pizza. Siamo chi siamo. Il papà di Serena è il preparatore dei portieri della Lazio e molti personaggi legati al mondo del calcio hanno voluto esprimere la loro solidarietà. Fa molto piacere a... che uno non si sente solo in questa battaglia, perché io la chiamo una battaglia, la battaglia di Serena. Dobbiamo lottare, lei in primis e noi, standogli molto vicino, proprio per cercare da superare e cercare soprattutto di rendere il futuro di Serena migliore di quello che è adesso. Il giorno più bello del mondo l'ho vissuto con te. Insomma, una vita non facile quella di Serena, ma sono in tanti a fare il tifo per lei in questa complicata battaglia contro la malattia del destino che mette a dura prova la sua eccezionale forza d'animo. Serena mi dice sempre che bisogna prendere giorno per giorno. Forza Serena, siamo tutti con te. Serena, non parla, siamo tutti con te. E noi ci uniamo a questo applauso. Benvenuta Serena Grigioni qua con noi. E insomma, sei coraggiosa perché stai combattendo questa battaglia contro una malattia molto rara, il che rende le cose più difficili ormai da 9 anni. Quindi sei passata dalla fase di ragazza ad oggi, insomma, giovane donna. Com'è convivere con questa malattia? Come sono le tue giornate? Molto difficile, soprattutto perché, come ho già detto, nel servizio devo essere comunque assistita 24 ore su 24. Quindi non conduco una vita come tutte le ragazze di 30 anni. Ti condiziona molto, sì. Spostamenti, gli incontri, sì. La vita, sì. Sociale? Sì. Sì, assolutamente. Chi è che ti sta più vicino? C'ho pure i nomi, così insomma ti saluti. La mia famiglia, ovvio. Certo. Poi le mie amiche Nicoletta, Silvia e Lara. Mm. Ecco. Un applauso. Insomma, cosa ti hanno detto di questa malattia? Noi abbiamo visto, letto che è rarissima, 200 sì, persone al mondo. Che speranze ti hanno dato? Che cos'è? È rara perché purtroppo è poco conosciuta e poco studiata. Quindi io adesso sono seguita al BESTA di Milano, dove c'è un professore che con il suo gruppo di ricerca sta iniziando a fare proprio i primi studi a livello neurologico e genetico, in collaborazione con il professor Stanghellini, che è uno dei massimi esperti di questa patologia.
Ma questo in Italia, purtroppo... nel mondo fanno, hanno fatto, stanno facendo ricerche? Sì, ma sono stata negli Stati Uniti e comunque sia non ho trovato una cura nemmeno là. Tu hai vissuto per un mese e mezzo. Proprio sì. Sei andata apposta per sì. cercare di avere sì. delle risposte. E sì, e hanno provato con dei trattamenti ma non hanno avuto beneficio. E da dove trovi tutto questo coraggio per continuare ad andare avanti? Perché spero che un giorno si riesca a trovare... se non una soluzione definitiva, comunque un qualcosa che aiuti ad arrestarla e quindi spero di tornare a condurre una vita normale. C'entra qualcosa il fatto che tu hai scelto di studiare medicina con quello che ti è successo? No, io già studiavo medicina quando ho iniziato a sentirmi male, sì. E quindi poi ho continuato negli studi, mi sono laureata e tuttora sto cercando di finire la specializzazione. Beh, però insomma da medico insomma, sarai tu stessa anche più attenta di altri pazienti a monitorare infatti... le condizioni, a capire se insomma, c'è qualcosa che si può trovare. Sì, infatti poi prossimamente sto facendo tutti i passi per poter costituire un'associazione proprio dei pazienti affetti da neuropatia, sia per aiutare gli altri pazienti che i ricercatori comunque a divulgare più informazioni possibili. C'è da dire che intorno a te si è creata una gara di solidarietà fortissima, sì. anche legata al mondo del calcio, sì. no? Perché sì. il tuo papà lavora con i portieri della Lazio. Della Lazio. Ecco. Sì. E quindi insomma questo ti immagino che ti dia anche molta forza. Sì, e... fa tanto piacere perché comunque mi fa capire che non sono sola. E questo è importante. Senti, quindi solo qui in Italia stanno cercando sì. una cura per questa malattia rara. Sappiamo che le malattie rare, insomma, le persone che sono affette spesso hanno poche speranze in generale di trovare una cura, no? Perché se ne occupano poco le industrie farmaceutiche. Invece in questo caso che in Italia si cerchi qualcosa sì. che negli Stati Uniti, considerato poi il tempio della ricerca, non viene fatto, comunque stavolta una cosa positiva per noi sì, italiani. Assolutamente sì. E tu sei in contatto con queste persone che stanno facendo questa ricerca? Sì, sì. Io sono seguita dal professor Lauria Pinter del BESTA, che è proprio colui che con il suo gruppo di ricerca ha iniziato questi studi. E ci sono in contatto praticamente sempre, ci teniamo in contatto. In più sono stata contattata anche da altre persone che hanno letto la mia storia hanno dei sintomi simili ai miei, per cui l'ho mandata dal professore al BESTA per cercare di aumentare il numero dei pazienti inseriti in questi studi. Senti, noi ti ringraziamo di essere venuta qua perché sappiamo che insomma anche questo è stato complicato, però sono convinta che la tua presenza qua e il tuo messaggio possa essere utile anche per cercare di far passare il messaggio che bisogna continuare con la ricerca. Non bisogna fermarsi, certo. soprattutto su queste malattie difficili e rare. Tu sei qua per questo, vero? Sì, assolutamente. E allora speriamo... Come si chiama, professore? Lauria Pinter. Lauria Pinter. Allora, Lauria Pinter, forza e coraggio. Forza e coraggio, siamo tutti vicini. Noi siamo tutti vicini a Serena. Grazie, Serena. Grazie per essere stata qui. Grazie.